comincerò, io non mi fermerò. Il ritmo del mio cuore mi ha portato qui, lo so. Un mondo nostro. Io troverò i miei amici perché. Caspiterina, Ray! È un cavallo piuttosto grosso per una coniglietta. Visto, caro Roman, con la concentrazione riesco a far levitare anche un cavallo. Ehi, hey, bello quell'hula hoop! Vuoi che te lo riporti? No, vorrei che tu sparissi! Ops, mi hai mancato! Mi dispiace che tu non abbia la mia agilità e la mia velocità! Bev, che grande fortuna per te diventare l'assistente degli incredibili Roman e Ray. Ma come hai fatto? Sono i migliori illusionisti di tutta Pawtucket. Fanno apparire un uovo dall'orecchio di un maiale. Sono abili in tutti i giochi di prestigio. Inoltre, anche se l'idea mi fa orrore, pare che abbiano legami con le forze oscure. Ho solo risposto a un annuncio sul Pawtucketer. Illusionisti cercano tartaruga. Sarà uno spasso. Purché i loro malefici non ti spediscano in una terra di incubi. Beh, può succedere, dicevo per dire. Comunque cerca di portarmi una t-shirt di Roman e Ray. Poi agito la mia bacchetta. E dal vaso sbucano dei fiori. Ma è stupefacente! E qui io fingo di essere allergico e starnutisco così forte che rotolo giù dal palco. Questo è da idioti! È divertente, Ray! Fatti una risata! E io che ruolo avrò nello spettacolo? Mi sento pronta a portare lo stupore e la meraviglia in tutta Pawtucket! Il tuo primo compito ufficiale come nuova assistente è di aiutarci con il nostro nuovo numero! Ti infilerai in questa scatola a forma di guscio, noi ti taglieremo a metà, mescoleremo tutti i pezzi e infine li rimetteremo insieme! Uscirai di qui intatta, semplice ma potente! Oh, che noia! Vero, Bev? Io sono nuova, quindi non so. Non è una noia, solo che non prevedo una tua caduta. Ci serve un numero di grande impatto, vero Beth? Io sono nuova, quindi non saprei. Oh, ehi, perché invece non spargiamo i pezzi di Bev sul palco e poi ci divertiamo a fingere di cercarla? Sembreremmo degli sciocchi. Dobbiamo giocare sull'impossibilità del numero. Noiose tecniche teatrali da coniglietta. E io adesso farò in modo di scomparire. Ufficiale, l'idea che Roman e Ray siano una bella coppia è la più grande illusione del mondo. Possono scoppiare in qualsiasi momento. Non dirmelo, io li amo alla follia. Quando non mi spaventano troppo. Non devi permettere che si separino. Fa qualcosa, usa le tue famosissime capacità persuasive. Lo farò, parlerò con loro dei loro punti di forza e debolezza. Così si apprezzeranno di più a vicenda. E poi potranno segarmi a metà, invece di farmi in tanti pezzettini. Scusate, credo di avere un po' esagerato. Grazie di esserti allenato con me. Sarai in forma per lo show. Già, hai assolutamente ragione. Serve molto allenamento per riuscirci. Devo ammetterlo, mi fa sempre tanto ridere. E occorre anche parecchio esercizio. Peccato però che Ray non se ne renda conto. Mi crede capace soltanto di sbavare e fare i capitomboli. Sai, visto che siamo in argomento, credo che abbia paura che tu la metta in ombra. Lei fatica a catturare l'attenzione, non suscita subito simpatia nel pubblico come te. Probabilmente hai ragione, Bev. Sai una cosa? Mi hai dato uno spunto su cui riflettere. No, il solletico! Per favore, sta ferma! Ogni cosa in questo numero deve essere precisa. Persino il numero di secondi in cui distraggo il pubblico. In questo modo? Wow! Presti attenzione a ogni minimo dettaglio. Io dedico ore ad ogni singolo aspetto di ogni singolo numero di illusionismo. Ma ricevo mai un complimento da Roman? Punto interrogativo, niente affatto! E qui punto esclamativo. Magari Roman è soltanto un po' intimidito da te. Hai una tale maestria nell'arte magica che lui può solo attirare l'attenzione rotolando giù dal palco. Oh, non ci avevo mai pensato. Mi hai dato parecchio su cui riflettere.
Perché non hai lanciato l'hula hoop? Perché non ha senso. Non è bello che andiate d'accordo finalmente? E ora, per la prima volta su questo palco, lo stupefacente gioco del guscio! Dove sono finiti i suoi piedi? Forse li troverò col mio fiuto! Stiamo passando per due sciocchi! Sì, ma due sciocchi che si apprezzano l'un l'altro! Uno sciocco farebbe questo! Ne ho abbastanza delle tue pagliacciate! Bev dice che qui sono io la vera attrazione e non ho bisogno di te e dei tuoi capitomboli! Bev dice che il pubblico ama me! Perché perdo il mio tempo con un'antipatica dalle orecchie flosce? Quella Bev non mi piace affatto. Basta! Io ho chiuso con te! Sono io che ho chiuso con te, è chiaro? Non credo che torneranno. Un aiutino? Ehi, gente, la vedete quella tartaruga? Ha fatto litigare Roman e Ray. Quella Bev, come per magia, ha fatto scomparire la loro amicizia. Oh. Avresti dovuto riappacificare Roman e Ray, non farli separare. Brava! Oh, non ricordarmelo! Ho sbagliato su tutti i fronti e tutti i cuccioli di Potaket ti incolpano me della loro separazione. Sì, anche io ce l'ho con te. Mi fa sentire un po' più al sicuro fare parte della massa. Beh, se può consolarvi, prenderò parte ad entrambi i loro spettacoli da solisti. Credetemi, per me è una vera sofferenza. Bene, è giusto che tu soffra. Non dirlo. Non potete immaginare quanto allenamento occorra per far levitare una tartaruga con la forza del pensiero. Le corde devono vedersi. E adesso non dovrai scomparire? Quello è il trucco di Ray. Io non ho mai imparato a eseguirlo. Vi ringrazio molto, cuccioli di tutte le specie. Sarò qui ogni sera. Era più divertente con il cane. Già, le carote non fanno ridere. Le patate, magari, ma non le carote. Vogliamo il cane! Vogliamo il cane! Vogliamo il cane! O almeno una patata! Ok, ragazzi. So che ce l'avete con me, ma ho avuto un'idea. Capisco, mi state ignorando. Ho un piano per farli tornare insieme. Non lo sanno, ma è chiaro che Roman e Ray sono invidiosi l'uno dell'altra. Voglio dimostrare che per fare ciò che sanno fare, devono fare ciò che non sanno fare insieme. Oh. Io non ci ho capito niente, ma ora non ho più scuse per ignorarti. Posso aiutarti? Vediamoci qui stasera. Cosa ci fai tu qui? È stata Bev a invitarmi e tu che ci fai qui? Mi ha invitato Bev. Amici di Pawtucket, preparatevi ad assistere al gioco del guscio. Una tartaruga sarà segata a metà. Aspettate, è lei la tartaruga? Perché non è nella scatola? Giusto, Trip, proviamo a fare cambio. Per segarla mi serve una sega. Qualcuno ha portato una sega? Così non fa ridere. Ci vuole anche della comicità fisica. Fingi che la lama si sia bloccata e scatenerai nel pubblico delle sonore fragorose risate. Sta a vedere. E poi? Non lo so, ci vuole Ray per quello. Mentre Roman fa il suo sketch, nessuno mi nota quando premo questo pulsante. Visto? Ognuno di voi vorrebbe avere il talento dell'altro. E quando lavorate insieme, lo avete. Beh, ha ragione. Ecco
questo che fa funzionare lo show. Roman e Ray di nuovo insieme! Siamo in debito con te, Bev. Vuoi farci ancora da assistente? No, è ora di voltare pagina. Ciao, ciao! Lo sapevo! Bev comanda le oscure e potenti... Oh, no, è qui accanto a me.